Ciao streghe e ciao stregoni. Oggi vi parlerò della parte grottesca e lugubreggiante del Natale, trattando il tema di Krampus. Nelle zone alpine di cultura tedesca, quindi l'Alto Adige, l'Austria, la Baviera, ma anche in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, accanto alla figura di Nikolaus, il nostro Babbo Natale, si accosta una bizzarra figura, il Krampus. Questa figura dà l'avvio al periodo dell'Avvento e generalmente fa la sua comparsa la sera del 5 dicembre, il giorno prima della festa di San Nicola, accompagnandolo di casa in casa per portare i doni ai bambini. Ma cosa sono i Krampus? Il Krampus, detto anche diavolo di Natale, ha il compito di punire i bambini cattivi ed è quindi da considerarsi come l'antitesi di Babbo Natale. L'origine di questa figura si perde nelle nebbie del tempo. Ma gli esperti tendono comunque ad associarla ai tanti riti pagani, più probabilmente celtici, dell'eterna lotta tra il bene e il male, San Nicolò e il Krampus, appunto, che sono stati adattati alla cristianità. Un'altra ipotesi è che sia una tradizione legata al solstizio invernale. Il nome Krampus deriva probabilmente dal bavarese Kram, morto, putrefatto, passato, o dal tedesco Kramp, artiglio, anche se in Alto Adige, in Germania, è conosciuto anche come Teufel. Diavolo. Durante il periodo dell'Inquisizione, il rito dei Krampus era stato proibito proprio per questa sua vicinanza all'oscurità e alla sua natura diabolica. Tuttavia, è sopravvissuto in alcune vallate molto remote. La leggenda racconta che tanto tempo fa, nei periodi di carestia, i giovani dei paesini di montagna si travestivano usando pellicce formate da piume e pelli e corna di animali. Essendo irriconoscibili, andavano in giro a terrorizzare gli abitanti dei villaggi vicini, derubandoli delle scorte per l'inverno. Dopo un po' di tempo, i giovani si accorsero però che tra di loro vi era un impostore. Era il diavolo in persona, che approfittando del suo reale volto diabolico, si era inserito nel gruppo, rimanendo riconoscibile solo grazie alle zampe a forma di zoccolo di capra. Venne quindi chiamato il vescovo Nicolò per esorcizzare l'inquietante presenza. Sconfitto il diavolo, tutti gli anni i giovani travestiti da demoni sfilavano lungo le strade dei paesi, non più a depredare, ma a portare doni o a picchiare i bambini cattivi, accompagnati dalla figura del vescovo che aveva sconfitto il male. Le prime notizie sull'inizio della tradizione della visita nelle case e nelle fattorie di San Nicolò per augurare bene e proteggere i bambini risalgono al XVII secolo. Il santo, in questi giri, era accompagnato dai diavoli che incutevano paura ai bambini cattivi. Dalla metà del XIX secolo si hanno notizie del ritorno ufficiale dei cortei e delle corse dei Krampus. Chi sono i Krampus e come si fa a diventarlo? I Krampus sono uomini caproni scatenati e inquietanti che si aggirano per le strade alla ricerca di bambini cattivi. Il viso è coperto da maschere diaboliche e paurose, generalmente fatte in legno e in cartapesta. Indossano abiti laceri e consunti. Girando per le vie del paese, i Krampus fanno rumori e schiamazzi, utilizzando campanacci o corni, o semplicemente urlando a squarciagola. A travestirsi sono solo gli uomini, anche se il diavolo può essere anche in versione femminile. La Krampa, in questo caso sono sempre uomini ma con abiti da donna. Esiste un vero e proprio regolamento per entrare a far parte di questo gruppo. Farne parte è un privilegio. A Vipiteno, per esempio, può diventare Krampus solo chi è vipitenese dalla nascita. È una regola imprescindibile anche che chi entra all'interno del gruppo sia scapolo. Chiunque si sposi smette di farne parte. Esiste inoltre un ordine gerarchico legato all'età. Sono infatti i più giovani a preparare i vari carri per il corteo. Altra regola fondamentale per tutti coloro che indossano i panni del Krampus è che la maschera non deve mai essere tolta in pubblico, ne va dell'onore di chi è stato smascherato. Anche per interpretare San Nicolò bisogna seguire un corso per imparare ad affrontare nel modo giusto l'incontro con i bambini nelle loro case, incontro che può essere richiesto dalle famiglie a vari enti religiosi. I colori fondamentali di questa festa sono il rosso ed il nero, con cui spesso anche i diavoli sono agghindati. Ai giorni nostri San Nicolò è solitamente trainato su un carro. Con i bambini che nel corso dell'anno si sono comportati bene, egli sarà generoso con regali e dolci, mentre per chi non si è comportato bene ci sarà del carbone e un rimprovero. Oltre a questo compito, San Nicolò deve anche placare le ire dei diavoli nei confronti degli spettatori. Essi infatti sono selvaggi, violenti e feroci, rincorrono tra urla, mugugni e grida, non solo bambini e ragazzi, ma anche adulti e anziani.
dando qualche colpetto con una piccola frusta alle gambe di chi gli capita sulla strada, sporcando il loro viso con pece o cenere. Al tramonto San Nicola scompare, lasciando i Krampus senza controllo, liberi di rincorrere la folla anche fino a sera, quando poi spariranno. Diverse sono le tradizioni che vedono i Krampus protagonisti in Italia. Alcune delle città in cui si svolge il corteo sono Brunico il 6 dicembre con oltre 400 diavoli che infestano il centro della città dalle 18 alle 22 circa. A Dobbiaco si svolge il più grande raduno del Sud Tirolo il 7 dicembre, sempre verso le 18. Il corteo di Campotures invece inizia dalle 19 del 6 dicembre. Conoscevate già queste tradizioni e queste leggende? Cosa ne pensate? Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un like. E se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale. Vi saluto ringraziandovi e a presto. Ciao ciao!